professore Pozzo Castiglioni, benvenuto, per sentire il dottor Macri, Fausto Terenzi, buonasera, pronti tu, per vedere l'Inter che si risolleva, con Perisic e Nainggolan titolari, e poi eccoli, lei chi è? Chi è lei? Che suona? La monaca di Monza. La monaca di Monza. Di Bologna. La monaca di Monza. Bologna. Ma sono anche le campane quando lei parla. Ma mi scusi, cosa c'entra Monza con il Bologna? Monza, Monza è provincia di Bologna, è proprio Monza la zona, è provincia tra di Bologna. Reggio e Bologna, Bologna. Quindi voi di Monza siete emiliani? Eh? Siete emiliani voi di Monza? Siamo reggiani. Reggiani, ma emiliani però. Emiliani com'è? Emiliani. 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 Lei... E come fa di nome? Emilia, presumo. Suor Emilia. Suor Emilia di Monza, certo, di tipica di Bologna. E poi Alpe Musbarra, Patacora Cei, da passo all'Inter, che si fa la croce, e se la croce mi sa che ne avete bisogno, ma dai, quest'oggi dovrebbe essere vittoria senza problemi, no? Anche se parla dei grandi numeri. Io sto parlando degli interisti, no, no, calcio l'angolo per il Bologna. Battuto adesso, palla bassa, tesa. Gol! Primo palo, una mega dormita delle, queste sono le campane, sì, di Suor Emilia. Allora, al calcio d'angolo, al primo palo, dorme la difesa. No. Adesso vediamo chi è che il premio buonanotte va a Perisic. De Vrij, sì, però Santander non dovrebbe essere mancato. De Vrij, De Vrij, il 6 è De Vrij. Allora, guardate intanto l'onda mondo, Flex, l'onda. Allora, vi faccio vedere, guardate, il gol è esattamente questo. Fate molta attenzione qui a Santander, dietro il quale c'è De Vrij e davanti al quale c'è Perisic. Il cross è verso il primo palo, taglio da parte di Santander, colpo di testa e deviazione qui imparabile per il portiere, ma De Vrij che gli sta dietro, Perisic davanti non dica più tre tiri in porta, per poi il quarto, sì, quarto ve lo faccio vedere ancora una volta. Il cross è qui, guardate che cosa fa Santander, arriva qui malgrado abbia addosso De Vrij, di testa, deviazione sotto la traversa, 1-0. È stato il quarto tiro in porta. Beh, quarto tiro in porta. Meritato, nessuno può dire il contrario. L'avevo appena detto. Meritatissimo, dice anche il professor Castiglioni. Fabio, ti segnalo l'ennesimo disimpegno sbagliato di Nainggolan e pioggia di fischi. Nainggolan. 15 secondi alla fine, Gianluca, ci sei? Io ci sono, mancano 10 secondi qui. Va bene, sì, anche sì, qui. Lo vediamo anche noi. La rimessa a fondo campo del Bologna. Non so se l'Inter avrà occasione di poter tentare ancora un ulteriore attacco. Forza, no. Ragazzi, dai, vediamo. Brozovic, la butta a casaccio, Ranocchio, forse. Mischia. Orsolini recupera una bella palla. Tienila. È finita. Rossi. È finita. Rossi. È finita, grande Gianluca. Ti faccio sentire San Siro, non c'è bisogno che parli io. Grande Spalletti. Questi sono i fischi assordanti di San Siro e la domanda diventa subito Spalletti. Un tempo c'erano le dimissioni. Via. Spalletti via subito. Un tempo c'erano le dimissioni. No? Sì, lei aspetta che Spalletti, che c'è un triennale, si dimetta e becchi 9 milioni. Via. Sì, sì, a sto punto. Via. Subito via Spalletti. Via. Sì, Musmarra. Ma no, ma chi mettono? Rossi, subito via Spalletti. Ma io vorrei mandare via i giocatori, purtroppo non si può. Però sì o no? Subito via Spalletti o no? No, secondo me no, figurati.